tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Operazione bunker dei carabinieri, duro colpo allo spaccio di droga nella provincia pesarese, a Rimini e Forlì, 7 arresti e 15 denunce tra i clienti, anche imprenditori e giovani studenti. Ex carabiniere ucciso ad Ascoli Piceno, il racconto di un testimone, il killer era esile coi capelli lunghi. Addio le lunghe code e disagi al traffico, sabato apre il ponte sul fiume Metauro. Degrado al circuito Marconi di Fano, riaperto ieri, è già sotto accusa, buche ed erba nell'asfalto che era stato sistemato solo 6 mesi fa. Rosa Maria Lucchetti tra gli eroi del Covid insigniti da Mattarella, il sindaco Ricci orgoglioso di cittadini come lei. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo questa sera il nostro telegiornale con la complessa operazione portata a termine dalla Compagnia Carabinieri di Fano, che ha portato all'arresto di 7 persone e alla denuncia di altre 15, scoperti oltre 200 episodi di spaccio per un giro d'affari di 150.000 euro tra i clienti, anche ragazzi minorenni. Un altro duro colpo allo spaccio di droga. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della Compagnia di Fano, con il supporto dei colleghi di Rimini e Monza e il personale del nucleo cinofili di Pesaro, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di diverse misure cautelari. 7 persone sono state arrestate, mentre altre 15 denunciate. Salgono così a 14 gli spacciatori, di cui 12 di Fossombrone, finiti in manette nell'ambito di un'indagine avviata dai militari 2 anni fa. All'alba di stamane abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare, sono 8 le misure, disposta dal GIP presso il Tribunale di Urbino su richiesta del Procuratore della Repubblica, sempre di Urbino. Gli arresti sono 7, 3 in carcere e 4 domiciliari, nei confronti di soggetti sia italiani, albanesi e marocchini, ritenuti responsabili tutti a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, nonché di un furto ai danni di proprietari di alcune slot machine di un bar di Fossombrone. L'indagine era partita nell'aprile 2018, dagli atti intimidatori ai danni di un'officina fabbrile di Fossombrone e del suo titolare, che aveva precedenti per uso di cocaina. I militari avevano scoperto non solo che l'autore di quegli atti era un suo ex dipendente con il quale aveva avuto diversi dissidi, ma anche che l'artigiano aveva dei contatti con il gestore di un bar del posto, al quale ordinava stranamente delle birre che poi passava a ritirare in prima persona o tramite uno dei suoi operai. In realtà si trattava dello spaccio di cocaina e marijuana, con 2 distinti filoni che agivano in parallelo. Uno faceva capo ad un soggetto già noto alle forze di polizia, di origini salernitane, ma residente da anni a Fossombrone, mentre l'altro vedeva capo un albanese artigiano edile residente nello stesso comune. Entrambi fungevano da grossisti per altri pusher del luogo. Il grosso della cocaina, fino a 0,5 chilo per ogni viaggio, veniva acquistato da 2 albanesi residenti nelle province di Rimini e Forlì, e anch'essi colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare. La droga acquistata all'ingrosso arrivava ad essere pagata fino a 20.000 euro per 0,5 chilo, mentre le singole dosi venivano vendute a 100 euro al grammo. Tra i comuni interessati dagli spacci al dettaglio, oltre a Fossombrone, Rimini e Forlì, rientrano Fano, Pesaro, Acqualagna, Fermignano e Cagli. Abbiamo rilevato ben 215 episodi di spaccio, per un giro d'affari di circa 150.000 euro. I clienti in tutto sono stati 85, le categorie delle più disparate: andiamo dagli imprenditori agli studenti anche minorenni, baristi, artigiani, insomma veramente trasversali le categorie interessate dallo spaccio di stupefacenti.
Le perquisizioni legate agli arresti di oggi hanno permesso di denunciare in stato di libertà un ulteriore forsempronese per coltivazione di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso in casa con 20 piantine di marijuana. Nel corso delle indagini, invece, i carabinieri hanno scoperto che il furto con scasso ai danni delle slot machine in un bar di Fossombrone era stato appositamente organizzato. Uno degli indagati, d'intesa con il gestore, hanno simulato un furto alle macchinette che il gestore aveva nel proprio bar, proprio al fine di asportare l'incasso e destinarlo all'acquisto di stupefacenti. Importante il dispiegamento di uomini e mezzi dell'arma che ha permesso di rintracciare i soggetti destinatari delle misure. L'operazione, denominata Bunker, condotta dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Fano in sinergia con i militari di Fossombrone, ha dato un altro freno al dilagare del fenomeno dello spaccio di droga. Nel quadro complessivo sono stati contestati 85 capi di imputazione, mentre 22 sono le persone denunciate all'autorità giudiziaria. Un duro colpo al fenomeno dello spaccio nella Valmetauro, che questa indagine è la quarta fatta sempre nell'area, e veramente tanti spacciatori attualmente risultano ristretti o ai domiciliari o in carcere. Ed è stata una lunga notte di lavoro anche per i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ascoli Piceno. I militari stanno indagando sull'omicidio dell'ex carabiniere freddato ieri mattina con 3 colpi di pistola. La vittima, Antonio Cianfrone, di 51 anni, è stato ucciso mentre faceva jogging lungo la pista ciclopedonale di Spinetoli. Nessuno ha ancora risposto all'appello del procuratore capo Alberto Monti di presentarsi a testimoniare, ma sono state sentite diverse persone che ieri mattina si trovavano nella zona. Qualcuno ha riferito di aver notato una persona alla guida di una moto di corporatura robusta e con vestiti di colore scuro. Invece, sul sedile posteriore, forse il killer, una figura più esile con i capelli un po' lunghi che spuntavano dal casco. Sono al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E torniamo a parlare del Covid-19. Nelle Marche, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 3 nuovi casi positivi al coronavirus, tutti nella provincia di Pesaro Urbino. 624 sono i tamponi analizzati, il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale a 6.738 su un totale di oltre 67.000 test. Secondo uno studio condotto da esperti del National Institute for Health, i bambini sotto i 12 anni non avrebbero un grande ruolo nella diffusione del virus. La ricerca, basata sull'analisi della trasmissione del Covid-19 all'interno di 54 famiglie, è stata pubblicata sul più importante giornale medico olandese. E arrivano buone notizie sul fronte della viabilità a Fano, perché dopo le lunghe code causate dai lavori di ANAS sul ponte Metauro, oggi è stata annunciata l'apertura del nuovo ponte che collega le due sponde del fiume e che andrà a risolvere, si spera in modo definitivo, i problemi del traffico lungo la statale 16. Lino Balestra. Siamo tornati lungo la statale 16 al ponte Metauro, perché in queste ore si sta tenendo un sopralluogo da parte del comune, i tecnici anche da parte di ANAS e Pavimental, perché ci sono delle novità sulla viabilità fanese e quindi questa situazione abbastanza critica che si è verificata nei giorni scorsi subirà una sostanziale variazione. Sindaco, allora da più parti era stato chiesto un suo intervento, quali sono le novità a questo riguardo? La necessità di sollevare dal peso il ponte noi l'abbiamo accolta, perché è un provvedimento di sicurezza e su quello non si scherza, ma visto i lavori che sono ultimati della bretella abbiamo chiesto un'apertura anticipata proprio per evitare, anche con l'arrivo dell'estate, per i weekend dove il traffico tende ad aumentare, e quindi stamattina siamo riusciti a sbloccare la situazione e sabato mattina apriremo anche la nuova bretella nel doppio senso di marcia, e quindi avremo in questo caso 2 ponti utilizzabili, quindi è una bella risposta. Ma quella bretella non è importante solo per questa circostanza, è importante anche per collegare e ridurre comunque il peso sulla statale rispetto alla zona industriale, rispetto
alle persone che arrivano anche dai comuni vicini come San Costanzo. Quindi è una bella notizia, siamo soddisfatti. Oggi pomeriggio e domani ci siamo tenuti come giorni per finire le attività, sistemare la segnaletica, preparare le deviazioni e per finire autostrade, ecco, oggi e domani dovrebbe finire quei piccoli lavoretti che erano rimasti sospesi sulla bretella che non ci aspettavamo di dover aprire così d'urgenza, e quindi alcune piccole finiture bisogna farle per garantire la sicurezza. La nostra intenzione è quella di lasciare finché ANAS non deciderà diversamente questo ponte a doppio senso di marcia, comunque per dare la possibilità di entrare a Fano per i residenti eccetera. Però il grosso del traffico pesante e non pesante dovrà passare a Tombaccia, quindi quel collegamento con il nuovo ponte sul Metauro, importantissimo, anzi la cui importanza oggi è anche dimostrata, perché effettivamente non credo potrà avvenire e non è mai avvenuto negli ultimi 50 anni che si inauguri un ponte alla viabilità cittadina. Questo diciamo che è quasi l'ultimo tassello di tutte le opere che abbiamo realizzato, ne abbiamo aperte già 3 su 4, questa è l'ultima e abbiamo da completare chiaramente alcune tipi di attività, ma insomma è completa, la strada è finita. All'aeroporto quanto manca ancora per chiudere quella parte? Ci vorrà almeno fino a fine mese, diciamo per stare tranquilli intorno al 15 di luglio dovremo cercare di completare tutte le attività rimanenti. E riparte venerdì da Villa Fastigi a Pesaro l'azione di monitoraggio degli istituti penitenziari delle Marche, messa in atto dal garante dei diritti Andrea Nobili. Nel periodo di lockdown la verifica della situazione e i colloqui con i detenuti sono avvenuti per via telematica. Da questa settimana l'azione ritornerà in presenza e Nobili ha già chiesto di poter incontrare il direttore della casa circondariale di Pesaro, nonché il comandante della polizia penitenziaria, il dirigente medico e in generale le diverse componenti che operano nel carcere. Saranno ascoltati anche i detenuti che ne hanno fatto richiesta. Nei prossimi giorni il garante visiterà tutti gli altri istituti marchigiani estendendo la richiesta di incontro a direttori, comandanti e dirigenti di settore. E adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni. Dopo la riapertura del circuito Marconi di Fano, avvenuta ieri mattina, sono arrivate alla nostra redazione alcune lamentele sullo stato di degrado dell'impianto ciclistico. Vediamo servizio. Buchi, erba che fuoriesce e piccoli sassi sul circuito. Sono diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione sullo stato di degrado del circuito ciclistico Marconi. Aperto ieri dopo il periodo di lockdown, l'impianto sportivo era stato sistemato 6 mesi fa con il nuovo asfalto. Nonostante le migliorie apportate anche ultimamente, come all'illuminazione, alcuni fanesi non sono soddisfatti per lo stato attuale del circuito fanese, definito potenzialmente pericoloso in particolare per chi utilizza bici e pattini. Io non mi spiego perché dopo poco più o poco meno 6 mesi scappa fuori queste cose, ecco tutto qui. Le buche, come ci racconta il segnalatore, si sono formate già nel mese di febbraio. Poi, dopo le segnalazioni fatte al comune, qualcuno ci racconta è intervenuto con del cemento liquido per provare a risolvere il problema, ma senza riuscirci. Hanno provato a rimediare, però a vederlo così sembra che la toppa è peggio del buco, almeno da quello che si vede, però anche loro secondo me hanno cercato di rimediare, perché i lavori inizialmente sono stati fatti o perché, come diceva quella signora là che diceva che i soldi non bastavano, non lo so, io queste cose non le so, pericoloso, basta vedere, basta chiuderli quei buchetti almeno nelle curve, ecco, no, cioè chiusi un po' con più grazia, ecco tutto qui. Rosa Maria Lucchetti, cassiera di un ipermercato di Pesaro, è stata nominata dal presidente Mattarella Cavaliere della Repubblica per aver donato dei buoni spesa al 118 durante l'emergenza sanitaria. Orgoglioso il sindaco Matteo Ricci, che commenta: è un grande esempio di solidarietà. Il servizio di Francesco Salvago. V
Voi del 118 correte alla velocità della luce per cercare di non spegnere quella luce che Dio ci ha donato. Io cassiera sento il bip del prodotto passato, voi invece siete angeli perché la prima cosa che fate è ascoltare il bip del cuore di ognuno di noi e siete i primi a soccorrerci, siete la macchina più bella utile al prossimo. Sono solo alcune frasi scritte da Rosa Lucchetti, la cassiera dell'Ipercop Miralfiore di Pesaro, destinate agli operatori del 118 in prima linea durante la fase emergenziale. Una lettera che esprime la gratitudine verso i sanitari e che Rosa non ha esitato a consegnare, donando loro anche 3 tessere prepagate del valore di 250 euro. Che cosa l'ha spinta a fare questo gesto? Il cuore, solo il cuore. Io faccio quello che mi detta il cuore. Faccio quello che mi sentivo di farlo e l'ho fatto. Molti sono venuti a ringraziarmi al lavoro, ecco, ha chiesto chi ero e quindi sono passati in casa da me. Infatti dicevano fatevi piangere, sento qualcosa nel cuore che sento di fare, lo faccio. Non è nelle mie possibilità, certo, perché vivo di quello e basta, quindi voglio dire, però sono così, cioè anche nella vita, non solo, diciamo, anche nella vita, nei gesti semplici. Se mi viene da fare un gesto o donare qualcosa, l'ho sempre fatto. Io le ho donate a loro e poi dopo loro possono farci ciò che meglio desiderano, o farci un pranzo, una cena, festeggiarmi mangiando loro tutti insieme nel momento più tranquillo, perché adesso si sono un po' più tranquillizzati. Il gesto di Rosa non è passato inosservato. Il Presidente della Repubblica ha voluto conferire alla cassiera pesarese una onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica a lei e anche ad un primo gruppo di cittadini che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del coronavirus. In una nota, il Quirinale ha attribuito il riconoscimento ai singoli per rappresentare l'impegno corale di tanti concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali. A chi vuole dedicare, diciamo, il riconoscimento anche che gli ha fatto il Presidente della Repubblica, Mattarella? Ai miei genitori, che non ci sono più. Ai suoi genitori? Sì. Perché se sono così è grazie a loro. I miei genitori adottivi. Il profilo Facebook di Rosa è stato inondato di messaggi. I complimenti alla cittadina sono arrivati anche dal sindaco Ricci, che ha espresso il proprio orgoglio a nome della città. Un orgoglio che si estende anche da parte del presidente della Coop Alleanza, Adriano Turrini, nei confronti della dipendente dell'Ipercoop, riconoscendo in Rosa i valori della cooperazione e del suo gesto di affetto e di grande altruismo. E grazie ai contributi della Confindustria di Pesaro e Urbino ed in particolare della Benelli Armi è stata donata all'Area Vasta 1 una nuova ambulanza per il soccorso avanzato. Con questo contributo è stato possibile acquistare anche 13 letti elettrificati e i vari accessori, poi un portale di radiografia digitale e arredi sanitari per la medicina d'urgenza dell'ospedale di Urbino. Tali attrezzature hanno migliorato l'assistenza ai pazienti affetti dal Covid, ma hanno anche permesso di dare loro un miglior comfort ospedaliero. E vi ricordo che tra poco andrà in onda una nuova puntata del programma Colli al Metauro riparte dalla bellezza. Questo secondo speciale ambientato nel borgo storico di Saltara vedrà ospiti la cantante Rihanna Palazzetti, cantante ufficiale dello Zoo di 105, che si esibirà in una performance intitolata La musica dell'anima. Per l'occasione ci sarà anche una collaborazione con il cantante Nicolò Zizi. Lunedì prossimo invece il sindaco del comune di Colli al Metauro, Stefano Guzzi, sarà ospite nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. In questo cartello potete vedere tutti i numeri di riferimento, sia il telefono fisso che il cellulare. Infatti potete inviare messaggi anche con WhatsApp. Io vi ringrazio per l'attenzione, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV. Arrivederci.